Chi siede al tavolo con me, io oggi rappresento la società di lettura, quindi la dottoressa Luisa Marchini, e ho accettato molto volentieri il compito di introdurre e coordinare questo pomeriggio dedicato a un libro che, devo dire io ho particolarmente gradito, non fosse altro perché all'interno ho trovato delle notizie che collimano esattamente con quelle che mi hanno raccontato i personaggi della mia famiglia, quindi mi sono ritrovata dentro anche da un punto di vista personale. Marco Mondini, l'autore del libro, è qui seduto alla mia destra, credo non abbia bisogno di molte presentazioni, ovviamente è docente universitario, laureato alla Normale di Pisa, Padova, mi pare che abbia una cattedra, se non sbaglio, ma è anche personaggio noto per via delle trasmissioni televisive che ognuno di noi, credo, va ad esplorare su Rai Storie. E qui invece, accanto a me, Andrea, vero? Andrea Mighello, benissimo, Cineteca, che quindi Cineteca di Bologna, personaggio che quindi conosciamo tutti, non fosse altro per l'aspetto, io l'ho riconosciuto soltanto da quello, devo dire la verità. E ancora alla mia sinistra il Piero Di Domenico, anche questo un nome e un volto che tutti conosciamo perché è giornalista, scrive per il Corriere della Sera, se non sbaglio, ecco, è critico cinematografico. Perché? Perché questo pomeriggio è dedicato al libro, è dedicato alle parole, ma è dedicato anche alle immagini e quindi ci sarà, diciamo così, una sorta di controcanto fra la relazione che citerà il professor Mondino e gli interventi cinematografici, se così li possiamo definire, insomma, dei relatori che stanno qui alla mia sinistra. Io direi, prima ancora dell'introduzione, di portare la nostra attenzione sul primo spezzone del film, ecco. Sì, direi di cominciare in medias res, Ecco. perché credo che la domanda che si fanno tutti quando cominciamo a parlare di ascesa al potere del fascismo e marcia su Roma sia inevitabilmente: ok, ma come diavolo è stato possibile? Allora, gli storici, i testimoni già all'epoca hanno dato una miriade di risposte, tanti hanno provato in qualche modo a spiegarlo. Il mondo del cinema ha dato le sue risposte con metodi e vie diverse. E io comincerei proprio da qui, dall'ultimo minuto, dell'ultima sequenza del film più intelligente, ironico e graffiante che sia mai stato prodotto sulla pagina più nefasta della storia nazionale. Ovviamente ammettendo che parta, eh. Beh, andava tutto bene. Andava. Sì. Oi, boh. Qui abbiamo i rinforzi, eh. Rinforzi tecnici, a parte il fatto che casomai. Sì. Allora, mentre aspettiamo i rinforzi tecnici, chiederei a chi ne sa più di me di dirci due parole su quello che stiamo per andare a vedere, che è la marcia su Roma del 1962 di Nino Risi. Allora, io quando ho letto. Eccolo qua. Quando ho letto il libro di Mondini sono rimasto abbastanza impressionato dal ricordo del film di Dino Risi, perché avevo l'impressione che gli sceneggiatori di questo film, che è del 62, tra di essi ci sono Agi e Scarpelli, che sono i due, secondo me, geni assoluti della commedia all'italiana. Avevo l'impressione che gli sceneggiatori, per scrivere questo film, avessero letto il libro di Mondini, perché ci si ritrovano veramente tanti aspetti, spesso dimenticati, spesso sottaciuti, che il film elabora in maniera straordinaria. Tra le varie cose mi viene in mente proprio, soprattutto la prima parte, dove proprio emerge in maniera forte, in maniera costante, il fatto che l'Italia di quegli anni, l'Italia uscita dalla guerra, era un luogo estremamente conflittuale, era un luogo quasi da guerra civile, e con il tono da commedia di questo film, noi lo percepiamo in maniera molto netta. Ci sono gli scioperi dei contadini, ci sono le camicie nere che vanno
a darle appunto ai contadini e ai socialisti. Ci sono poi le camicie nere che intervengono per sostituire gli scioperanti. C'è questa scena magnifica, non so se qualcuno di voi la ricorda, in cui le camicie nere e Gassman e il nuovo arrivato Tognazzi tra le loro file sostituiscono gli spazzini che hanno scioperato. E Tognazzi comincia già un po' lì ad avere qualche dubbio circa l'efficacia della rivoluzione per il suo tornaconto personale. Poi intervengono gli spazzini, gli scioperanti a percuotere, a inseguire le camicie nere che li hanno sostituite nel lavoro. Ecco, ci sono veramente tanti aspetti che ci ricostruiscono una situazione italiana, spesso dimenticata, spesso sottaciuta, che il libro di Mondini racconta con tanta efficacia, a partire poi da questa grande dichiarazione o Roma o Orte che il libro così bene sottolinea e ripercorre. Vogliamo provare? Hai visto? Ce l'hanno fatta. Non è mica detto, sai. Figurati se danno in mano il governo con la gente lì, ma non può mica durare. Vedrai che le cose cambiano, guarda, da così a così. Te lo dico io. Ma dimmelo, il re l'hanno cacciato. Ma che cacciato? È stato lui che li ha fatti entrare. Così anche la Repubblica, ti saluto Carolina. Però un momento, vuol dire che deve ancora parlare. E certo, l'ultima parola è su. E quando parla, so capo. Ammiraglio, spassionatamente, cosa ne pensa di questi fascisti? Crede che mettiamo il paese in buone mani? Mi dica fuori dai denti qual è il suo parere, perché siamo ancora in tempo a sbatterli fuori, eh? Spassionatamente, maestà, mi sembra gente seria. Ma sì, proviamoli per qualche mese. Questo proviamoli per qualche mese è stato un po' il motto. Andiamo a Pussolotto! Ops, la tecnica. È stato un po' il motto di quella che è sembrata all'inizio una luna di miele tra il Regno d'Italia e il nuovo fascismo al potere. Ma era una luna di miele molto molto falsata. Di fatto, fin dalle prime settimane dell'ascesa al potere del fascismo, io non uso mai il termine conquista del potere, perché vorrebbe dire ammettere che i fascisti il potere l'hanno conquistato per conto loro. Il potere ai fascisti venne regalato, e questo forse alla fine della nostra chiacchierata risulterà più chiaro perché è scorretto parlare di conquista del potere. Ma fin dall'inizio dell'ascesa del potere, fin dalla costituzione del primo governo Mussolini, fin dalle prime settimane della sua esistenza, lo stato di diritto liberale che già ne aveva subite di cotte e di crude negli anni precedenti venne progressivamente e rapidamente smantellato. Non occorre aspettare il 1925, non occorre aspettare l'assassinio Matteotti, le leggi fascistissime per parlare di regime. Questo ce l'ha raccontato il più grande storico del fascismo italiano vivente, che è Emilio Gentile. Io concordo assolutamente con lui. Basta guardare effettivamente cosa succede nei primi passi di questo nuovo governo per capire che lo Stato liberale e la liberal democrazia è già morta definitivamente. È morta sul piano simbolico. Alla metà del mese di novembre Benito Mussolini si presenta alla Camera dei Deputati dicendo: io potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Quando mai si è visto un presidente del Consiglio di una liberal democrazia presentarsi nel tempio di quella liberal democrazia, perché la Camera dei Deputati era dai tempi di Cavour il cuore della vita politica del regno, e insultare e minacciare i deputati? Credo che sia il discorso di investitura di un presidente del Consiglio più mafioso mai sentito fino ai giorni nostri. Non disperiamo per il futuro, ma comunque fino adesso lo è. Ma subito dopo si formalizza a un livello ancora, come dire, non troppo evidente, ma lo si fa, l'esistenza di una cosa che si chiama Gran Consiglio del Fascismo, e il 1 febbraio del 1923
viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento di istituzionalizzazione della Milizia Volontaria e Sicurezza Nazionale. Tempo 2 mesi e mezzo e il Regno d'Italia, così come esso era stato fondato dai padri fondatori della nazione, con il suo spirito liberale, la sua tendenza a essere una democrazia, già non esisteva più. E allora la domanda rimane: ma come diavolo è stato possibile? Cioè, come è stato possibile che un signore che fino al 1919 era, sì, per carità, un giornalista famoso, un veterano autoproclamato della Grande Guerra, dico autoproclamato perché Mussolini non fa esattamente il combattente, per carità, lui si costruisce una bellissima immagine di sé. Vedete quella fotografia con la scritta Benito Mussolini volontario di guerra, no? Ecco, è la dimostrazione che Benito Mussolini era un animale con un talento comunicativo straordinario. Perché? Perché non esistevano i volontari di guerra nell'esercito italiano del 14-18. O meglio, esistevano ma erano quattro gatti, erano gli irredentisti, perché non potevano essere richiamati alle armi. Benito Mussolini si costruisce la propria immagine di volontario di guerra, si scrive anche da solo un bellissimo diario di guerra raccontando i sacrifici che non ha mai fatto in prima linea, viene ferito per cause di servizio, non in combattimento, viene ferito perché esplode un proiettile durante un'esercitazione che pone fine alla sua carriera militare, e pubblica nel frattempo il proprio diario di guerra a puntate sul suo stesso giornale, cosa che gli assicura una fama straordinaria. E da quel momento in avanti Benito Mussolini continuerà a raccontare che lui è il portavoce dei combattenti, un veterano tra i veterani, e solo io posso parlare di quella grandiosa e nobile aristocrazia dei giovani italiani che si è votata al sacrificio per la patria. Adesso lasciamo perdere che fossero tutti votati consapevolmente al sacrificio per la patria, e lasciamo perdere per quale motivo erano a combattere. La maggior parte di loro non sapeva dove fossero Trento e Trieste. Ma il problema non è tanto questo, il problema è tutto sul piano comunicativo. Ed è per quello che ragioniamo tanto di immagini e di cinema oggi. Perché per cercare di capire come è stato possibile, bisogna partire proprio da lì, dalla parola, dalla rappresentazione, dall'icona, dall'immagine, insomma, dal fatto che l'Italia del 1919-22, è già stato detto, è un'Italia turbolenta, divisa, conflittuale. Sul perché divisa e conflittuale non abbiamo tempo di spendere tante parole qua, ma ricordiamoci solo che quando parliamo dell'Italia entrata in guerra, noi stiamo parlando di questa roba qui. In guerra il Regno d'Italia non c'è entrato pacificamente, c'è entrato con italiani che sparavano addosso ad altri italiani per decidere se andare a fare la guerra. Il primo morto del Regno d'Italia non è sul fronte dell'Isonzo, sul Carso, con un proiettile austriaco conficcato nel corpo, è a Reggio Emilia nell'autunno del 1914, un dimostrante colpito da una pallottola vagante durante i tumulti in seguito a un comizio interventista. E questi tumulti sono spesso aizzati da dei tribuni. Alcuni tribuni li conosciamo: Gabriele D'Annunzio, alias il Vate della Patria, alias il Poeta, alias qualsiasi altra cosa, che nel 1915, tornato in Italia dal suo dorato esilio parigino, dorato, vabbè, è perché lo inseguivano i creditori, scopre una seconda carriera. D'Annunzio non se lo filava più nessuno, all'epoca, nel senso, i suoi romanzi avevano fatto la storia della letteratura italiana, ma ormai erano obsoleti. Le liriche che scrive in quel periodo sono, per usare un eufemismo, di difficile lettura. Però nel 1915 aveva scoperto di essere un grande performer come tribuno pubblico, uno che sa parlare alle masse, che le sa infiammare. E di cosa parla uno come Gabriele D'Annunzio? Parla di sangue, morte e distruzione contro gli austriaci. No, prima bisogna far fuori tutti quelli che in guerra non ci vogliono andare. Benito Mussolini lo imiterà. Benito Mussolini ha tanto da imparare da uno come D'Annunzio sul piano della ricchezza del linguaggio, della violenza del lessico. Benito Mussolini è un grande tribuno di piazza. Perché? Beh, si è fatto le ossa coi comizi socialisti. Lui è abituato a parlare a persone semicolte, persone che non leggono i giornali,
che però recepiscono una oratoria violenta, brutale. D'Annunzio, Mussolini e qualcun altro infiamma una minoranza del paese, perché è una minoranza, e gli dicono: signori, qua non è tanto importante fare la guerra contro qualcuno, la guerra va fatta, ma prima di tutto la guerra dobbiamo farla in casa. Dobbiamo eliminare tutti quei traditori disfattisti che impediscono all'Italia di essere una grande nazione imperiale. Dopodiché, fatti fuori loro, faremo anche la nostra guerra, e alla fine della guerra, ebbene, avremo il nostro impero. L'idea della grande Italia, fate l'Italia più grande ancora. Non è che se l'ha inventato Trump, il motto. Noi lo dicevamo già nel 1914. È un vecchio sogno, dai tempi della fondazione del Regno d'Italia, che si sogna di creare un impero italiano. Solo che, usciti dalla guerra, in un momento in cui l'Italia ha sì vinto, ma si sente un paese sconfitto, usciti dalla guerra, questi tribuni non l'hanno messo da parte quel linguaggio. Mussolini e D'Annunzio e altri continuano a dire che l'operazione di pulizia, di purificazione della patria, insomma, di far piazza pulita dai traditori, dai disfattisti, dai liberali, dai pacifisti, dai socialisti, da tutti coloro che non volevano fare la guerra perché la guerra è bella e se non la volete fare siete anti-italiani, ebbene, quell'operazione lì deve ancora finire. Non è che finito il conflitto abbiamo finito con il sangue e il sacrificio. Secondo Mussolini, che lo dice già nel 17, non abbiamo ancora finito, perché il risultato vero della grande guerra non è il fatto che l'Austria si sia arresa, sì, va bene, è bello, ma insomma ci interessa relativamente. Il risultato vero della grande guerra è che l'Italia deve uscire un paese diverso, e per essere diverso, oltre ad avere i confini più grandi, oltre ad avere tutto quello che ci avete promesso nel 1915, più possibilmente qualcos'altro, ad esempio Fiume, per essere veramente la grande Italia che i combattenti sognavano, bisogna che questi combattenti diventino l'aristocrazia che la guiderà. Bisogna fare piazza pulita dei vecchi politici, brutta casta parlamentare, via, e metterci una nuova aristocrazia. Mussolini la chiama la trincerocrazia, l'aristocrazia delle trincee. Solo coloro che hanno combattuto e coloro che nella guerra ci hanno creduto avranno diritto a guidare l'Italia di domani. Certo, Mussolini si arruola tra costoro. Ha buon gioco a dire cose del genere? Eh sì, ha buon gioco, perché l'Italia che esce effettivamente è un paese conflittuale allo sbando. È un paese in cui le masse dei combattenti e dei veterani non sono tanto contente. Non sono contente perché si sentono defraudate. Defraudate di cosa? Della ricompensa che spetta a loro. Cos'è questa ricompensa? Difficile sintetizzarlo per tutti. Per alcuni la ricompensa è: ci avete promesso la terra. I contadini componevano la maggioranza dei reggimenti di fanteria, cioè erano la carne da cannone, il sangue su cui si è costruita la vittoria italiana. E a queste masse di contadini maltrattate, sfruttate, era stato promesso che quella brutta vita sarebbe finita. La terra e i contadini l'avete promessa per anni, adesso ce la dovete tirare fuori. Il signor Nitti, prima di diventare presidente del Consiglio nel 1919, poraccio, l'aveva detto in Parlamento: certe promesse vanno esaudite. Ma non è tutto lì. I giovani che hanno fatto la guerra, perché la guerra è un affare di giovani, i figli della borghesia urbana, i figli dei liberi professionisti, gli studenti, quei giovani lì, e sono tanti, sono quelli che fanno il corpo ufficiale, 150.000 ufficiali di complemento, sono quelli che vincono la guerra. Quei 150.000 lì, la ricompensa ce l'hanno in testa, non è tanto una ricompensa materiale, sì, certo, se gli danno una pensione e un posto di lavoro non fa male, ma loro la ricompensa la sognano come una ricompensa morale. Loro sì che ci credono nella trincerocrazia, loro sì che credono nel fatto di essere coloro che guideranno il paese domani. Anche perché, non dimentichiamocelo mai, questi erano giovani veramente. Intendo non giovani come oggi, che siamo tutti giovani fino alla mia età, no, almeno di 26 anni. Questa è una generazione di figli che
che vuole diventare una generazione di eroi e che vogliono soprattutto avere in mano il paese, perché loro l'hanno vinta la guerra. Poi ci sono tanti altri sogni che non vengono esauditi, il miraggio della rivoluzione, quella bolscevica intendo, è il grande mito dell'Europa di quegli anni. Gli operai ci credono e il partito che si identifica nelle masse operaie, il Partito Socialista, ci crede ancora di più. Loro parlano, sì, di abbattere il paese e fare qualcosa di nuovo, nel senso di importare la rivoluzione bolscevica. Certo, finché tutto rimane a livello di parole, vabbè, non ci interessa molto. Purtroppo non rimane tutto a livello di parole. Sempre perché il vate della patria aveva le sue idee in testa, il 12 settembre del 1919 Gabriele D'Annunzio guida la prima rivolta riuscita e organizzata nella storia del Regio Esercito. E perché la guida? Vabbè, perché Fiume deve essere italiana. Fiume non era stata richiesta dal Regno d'Italia nel 1915, era una città di tradizione di lingua di storia italiana, sempre stata, una città con un'enorme vocazione autonomistica, nemmeno i fiumani avevano mai chiesto di entrare a far parte del Regno d'Italia fino all'ottobre del 18, quando Fiume rischia di diventare una città slovena, croata, non si sa ancora che ci sarà la Jugoslavia, comunque una città slava. Panico, la comunità italiana era sempre stata la comunità dominante, gli italiani di Fiume chiedono la protezione delle forze armate del Regno d'Italia, che viene loro concessa creando una situazione internazionale complicatissima, che mette a rischio i rapporti del Regno d'Italia con i suoi vecchi alleati. Perché la questione di Fiume è così importante? Perché Fiume era un porto di media importanza che in realtà non aveva alcun valore strategico in quel momento per il Regno d'Italia, o ce l'aveva del tutto relativo. Perché, ancora una volta, gli italiani sono bombardati da una nuova arma, che è la comunicazione di massa. Attraverso la Grande Guerra l'Italia e gli italiani sono entrati nel mercato della comunicazione di massa, sono entrati nel mercato dell'isteria mediatica e sono entrati nel mercato di quelle che oggi chiamiamo fake news, e vivono di quello. Fino al 1914 non tanto, ma nel 1919 sì. Certo, per carità, siamo ancora un popolo per metà semianalfabeta, ma quelli che non vengono mobilitati con le fake news dai grandi quotidiani vengono mobilitati a suon di fake news dalle riviste illustrate. E queste riviste illustrate, questi quotidiani, tutti, raccontano agli italiani che se l'Italia non prenderà Fiume, allora tutti i sacrifici della guerra saranno inutili. E infatti, se ci pensate bene, l'Italia con la guerra chiude i conti per due giorni, 48 ore, esatto. 10 settembre 1919, firma del Trattato di Saint-Germain. L'Italia ha finalmente chiuso i conti con l'unica guerra che abbia mai vinto nella sua storia. E una ne abbiamo vinta. 12 settembre 1919. Fiume. Gabriele D'Annunzio alla testa di alcune centinaia, che poi diventeranno migliaia però, di disertori del Regio Esercito, marcia su Fiume. Il corpo di occupazione interalleato che lo stava gestendo dalla fine della guerra se ne va e Gabriele D'Annunzio proclama la libertà di Fiume contro lo Stato in nome della nazione. Può un paese ridotto in queste condizioni, con tutti che chiedono qualcosa allo Stato e lo Stato che non sa come fare, tutti che chiedono una ricompensa, tutti diversa, con una ribellione all'interno del proprio esercito, con masse di veterani scontenti, un paese come questo chiudere i conti con il primo conflitto mondiale? Sì, se si rendesse conto che la guerra l'ha vinta, non l'ha persa, ma l'Italia si sta comportando come se la guerra l'avesse perduta. Gabriele D'Annunzio e i disertori di Fiume ne hanno una gran parte di responsabilità, ma non è solo quello che fanno o dicono loro. Perché? Perché la sensazione che la guerra non possa finire non è solo di un manipolo di esagitati nazionalisti, non è solo appannaggio di qualcuno che, come D'Annunzio, non vuole uscire di scena, perché poi, diciamoci la verità, non è che D'Annunzio avesse un progetto politico in testa, Lui, tutto quel caos di Fiume,
l'ha generato, ha partecipato fondamentalmente perché non voleva cessare di essere l'eroe nazionale che era stato per tutta la Grande Guerra. D'Annunzio è un geniale interprete della guerra, perché è una guerra fatta di parole, è una guerra fatta di immagini ed è una guerra fatta di pubblicità. E D'Annunzio è un... è il primo grande influencer della storia italiana, possiamo dirlo? E come tutti gli influencer ha un influsso nefasto sulla storia del paese. Però il problema è che non è isolato. Ci sono fior di veterani che continuano a pensare che la guerra non possa finire nella maniera insoddisfacente, umiliante, caotica, turbolenta in cui sta finendo. Piero Calamandrei, per dirne una. No, Piero Calamandrei è tutto tranne che un nazionalista esagitato. Primo, era un professore universitario già affermato. Secondo, era un giurista. Era anche un veterano della guerra, non un combattente. Lui aveva fatto parte prima dei tribunali di guerra e poi dell'ufficio propaganda. Era un cervello pensante. Era ovviamente, come tanti altri, il discendente di una famiglia di profonde idealità patriottiche. Ma, viva Dio, dopo qualche tempo lo ritroveremo in prima linea nello schieramento degli intellettuali antifascisti. Per persone come Calamandrei, D'Annunzio è un matto. Ma anche per persone come Piero Calamandrei, futuro padre della Repubblica, è intollerabile che la guerra finisca così miseramente, cioè, che la ricompensa dei combattenti non ci sia. E perché non c'è, secondo Calamandrei? Lui non aspira alle terre, certo non aspira all'autogestione delle fabbriche, non è nemmeno tanto giovane. Ma nel 1920 lui si presenta davanti ai suoi studenti all'Università di Siena e tiene un discorso pubblico che poi infiamma gli animi e che è stato registrato e che è stato riportato. Fuori di qui, dice ai suoi studenti, è ormai lecito bruciare la bandiera d'Italia. I combattenti e i mutilati sono pugnalati, il vessillo rosso è invocato. Come sarebbe a dire che i combattenti e i veterani sono pugnalati e il vessillo rosso è invocato? Di cosa sta parlando Calamandrei? Beh, sta parlando di due cose che sono contemporaneamente vere e false. Una è questa. L'idea che, purtroppo per noi e purtroppo per loro, il Partito Socialista Italiano, a partire dagli ultimi giorni della guerra, guardate, non aspettano nemmeno che siano chiuse le ostilità, comincia a dire che una e una cosa sola bisogna fare in questo paese: la rivoluzione sovietica, il grande miraggio della rivoluzione bolscevica. E i socialisti, soprattutto la fazione massimalista che ha in mano il partito in quel momento, farà di tutto per portare avanti il sogno dell'importazione della rivoluzione bolscevica in Italia. Facciamo come in Russia, che non è una cosa che si dice al bar bevendo un bicchiere di vino, ma lo dice Nicola Bombacci, che è il segretario del partito. E allora cominciamo a considerare l'idea di abbattere violentemente lo Stato. Cominciano a circolare in Italia delle persone un po' inquietanti, con una fascia rossa sulla spalla, spesso armate. Non è strano, finita la guerra le armi in Italia circolano che sembrano coriandoli. Mi ricordo che c'è un rapporto del Ministero degli Interni della primavera del 1921 che fa l'elenco delle armi sequestrate in Italia in 6 mesi. Ci sono anche 2 cannoni da 75 mm e 150 proiettili. Le armi si trovano, non è quello il problema. Il problema è chi sono questi tizi che si autobattezzano guardie rosse. Sono militanti del Partito Socialista che si illudono di poter fare la rivoluzione, di importare la rivoluzione in Italia. E vedete, questo è il problema, che tutta questa autoillusione rivoluzionaria genera il panico, letteralmente il panico, genera il panico, convince che la rivoluzione sia possibile, convince persone come Piero Calamandrei. La rivoluzione non si poteva fare, il Partito Socialista non ce l'aveva un'armata, la Trotsky, ma è il panico quello che conta. E infatti
Questo panico è talmente profondo che a partire già dagli ultimi mesi del 19 e poi sempre più convintamente nel 1920, l'arma della parola convince tutti gli italiani che ci troviamo di fronte a una grande scelta. O di qua, con i patrioti, i figli della nazione, la parte sana della nazione, o di là, con i rivoluzionari bolscevichi che vogliono distruggere il paese. O di qua, con coloro che vogliono purificare e rigenerare l'Italia di Vittorio Veneto, o di là, con coloro che vogliono innalzare la bandiera rossa. Non è che a Bologna, con Palazzo da Curcio qua dietro, dobbiamo proprio spenderci tante parole su come si costruisce il mito di purificare l'Italia dalla rivoluzione bolscevica. Si fa ingannando, si fa esagerando la realtà, si fa sottolineando gli errori degli avversari, si fa anche sostanzialmente dicendo: guardate signori, noi siamo quelli che difendono il tricolore, noi veterani della grande guerra, noi figli che abbiamo già dato il sangue per il paese. Questo è il punto. Questi signori che si aggirano adesso, ad esempio qua a Bologna, che assaltano il municipio, che assaltano Palazzo da Curcio nell'autunno del 1920, sostenendo che lo fanno per poter inalberare il tricolore, perché se lo lasciavamo in mano ai socialisti, questi tiravano via il tricolore e mettevano la bandiera rossa, grande frottola costruita ad arte, non c'era mai stata nessuna decisione in questo senso. Quei signori che cominciano ad andare in giro con la camicia nera e che si autobattezzano squadristi, le squadre di combattimento, sono veramente i veterani, i combattenti, quelli che si sono sacrificati in prima linea? Ne siamo sicuri? No, perché sapete, se andiamo a fare un censimento, e viva Dio, il movimento dei fasci di combattimento qualche documento l'ha lasciato, poi il Partito Nazionale Fascista, dopo la sua fondazione nel novembre del 1921 ancora di più, scopriamo che la stragrande maggioranza degli squadristi, cioè dell'ala militare del movimento dei fasci di combattimento, ricordo sempre il movimento che nel 19 aveva preso 5.000 voti in tutta Italia, ebbene, questi militanti armati non sono veterani combattenti, non lo sono, sono dei ragazzini che hanno un'età tale da avergli impedito di combattere. Non sono quelli che la guerra l'hanno fatta, sono quelli che la guerra l'avrebbero voluta fare. Perché insisto tanto su questo punto? Perché se noi andiamo a vedere un altro documento filmico, e sottopongo alla vostra attenzione, che poi verrà commentato non da me, cioè la marcia, scusate, a noi del 1923, ecco, noi scopriamo che su questi punti si insiste ancora. L'idea che, per come è stata raccontata sugli schermi, la marcia su Roma non è stato il rovesciamento dell'ordine, il colpo di Stato, l'insurrezione. No, è stata un'operazione di rigenerazione nazionale. Guardiamo un attimo come viene raccontata, in breve spezzone, la grande opera di purificazione nazionale, con quali termini. Allora, intanto
sono felice di mostrare questa esposizione, perché è un restauro che abbiamo fatto alla Cineteca di Bologna, l'abbiamo completato l'anno scorso. Il film non era, dico due parole sul restauro se mi permettete, non era sconosciuto, ma abbiamo reperito da un collezionista di cose militari, da uno che vende elmetti e cose del genere, una copia originale dell'epoca che aveva i colori originali che si usavano appunto all'epoca. Vedete questa dominante giallina, quindi l'unica copia colorata esistente, per quanto ne conosciamo oggi, del film. Copia non completa, ma insomma aveva questo grande valore aggiunto, per cui abbiamo realizzato questo restauro. Per me è molto curioso notare che con questo film i fascisti finalmente compaiono sugli schermi italiani, ma compaiono già subito in massa, sono un numero, una quantità imponente. Questo è già un film di piena, potrei dire, grammatica di propaganda, perché le inquadrature vengono costruite ad arte per darci veramente l'impressione che ci siano sostenitori della marcia su Roma ovunque, in qualsiasi angolo libero dell'inquadratura. Non c'è poi in molti casi nessun angolo libero dell'inquadratura, c'è una sorta di horror vacui. Ed è curioso pensare che prima di questo film, che ricordiamolo è un film ufficiale del Partito Nazionale Fascista, prima di questo film nel cinema italiano i fascisti praticamente non esistevano, erano delle presenze veramente fantasmatiche. Anche in un altro film di forza propagandistica veramente forte, girato nel 1921, prodotto da un signore che si chiama Umberto Paradisi, che è lo stesso Umberto Paradisi che poi farà la regia di questo film a noi. Il film di cui mi riferisco del 21 è Gloria, Apoteosi del soldato ignoto. Come ci viene spiegato nel libro, l'Italia dopo la fine della guerra non ebbe una celebrazione nazionale di vittoria, e questa sorta di celebrazione arriva con il trasporto della salma del milite ignoto fino a Roma. E questo è un film incredibile che segue la salma in tutto il suo percorso dal nord fino alla capitale, con molte inquadrature che vengono girate dal treno in corsa. Ecco, come ci spiega il libro, questo è un episodio che i fascisti, questo è un momento, come dire, un episodio in cui i fascisti tentano di appropriarsi per mettersi in prima linea in questa celebrazione. E in questo film, così propagandistico anche a sua volta, non ci sono, appaiono solamente in un brevissimo momento, pochissimi secondi, appena fuori Padova si passa da una stazioncina, ecco, si intravede un gruppuscolo, una decina in camicia nera col fez, col gagliardetto, con il fascio, non fanno il saluto romano, a cosa di 2-3 secondi, poi spariscono. Ed è improvvisamente proprio con questo film che cominciano ad arrivare in massa sugli schermi italiani, come poi ci insegnerà tutta la propaganda fascista dell'Istituto Luce, che pone appunto Mussolini al centro di tutta una retorica, e una massa di italiani consenzienti, sempre pronti a riempire qualsiasi inquadratura, letteralmente ai suoi piedi, visto che è quasi sempre sul balcone. Io se volete parlo. No, volevo aggiungere che, allora, intanto questo film appunto rappresenta una novità anche dal punto di vista, no, sul terreno del modo di fare propaganda, perché quello che ci ha raccontato prima, finora, insomma, Mondini, è una propaganda che, come dire, passa per altri canali, no? Alcuni possono avere dei legami con quelli attuali, appunto con il tema dell'influencer d'Annunziano, però non passano per invece il linguaggio delle immagini, il linguaggio del cinema. Quindi effettivamente, come diceva
Andrea, questo film di Paradisi è una sorta di apparizione, no? di epifania improvvisa, no? Che lavora in una maniera però molto scientifica, cioè nel senso che questo film viene costruito secondo appunto delle regole, delle meccaniche precise che passano appunto per l'horror vacui, passano per tutta una serie di come dire, di operazioni di montaggio abbastanza discutibili, tant'è che in queste ultime settimane noi abbiamo avuto un film di un regista di origine nordirlandese, Markhausen, che si chiama La marcia su Roma, che è partito proprio da questo film, cioè che ha decostruito, ha preso il film di Paradisi, lo ha sminuzzato, lo ha analizzato, lo ha messo sotto la lente e in qualche modo ha svelato tutti i meccanismi, tutte le retoriche, tutti i meccanismi appunto linguistici che invece Paradisi appunto utilizzò in maniera propagandistica, in qualche modo evidenziando quello che nel frattempo era accaduto. Sì, insistiamo tanto su questo punto perché se no non ci rendiamo conto di almeno due elementi della, guardate, estremamente complessa selva di ragioni che ci permettono poi di rispondere alla domanda come è stato possibile. La realtà del fascismo, anche all'apogeo del successo della sua ala militare, cioè dello squadrismo, tra 1921 e 1922, era la realtà di un partito milizia. Novembre 1921 viene fondato finalmente il Partito Nazionale Fascista, fino a quel momento era ancora l'erede del piccolo gruppuscolo di scappati di casa del marzo 1919, il Movimento dei Fasci di Combattimento, fondati a Milano, a Piazza San Sepolcro. Nasce il Partito Nazionale Fascista alla fine del 1921, nasce con una sua milizia, la milizia del partito che poi nel 23 diventerà la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. È scandaloso che uno Stato di diritto permetta l'esistenza di un partito con una sua milizia, lo dice anche lo stesso Mussolini. Se fossimo in uno Stato serio mi sarebbero venuti ad arrestare i carabinieri. Ma non è un unicum europeo, non lo è, ce ne sono tanti di partiti dotati di una propria ala militare. Però la cosa che ci dobbiamo ricordare sempre, ed è il motivo per cui i fascisti il potere non è che lo conquistano, gli viene regalato, è che questa milizia era, per usare un'espressione che io amo usare sempre in questi casi, un'armata di patacca, nel senso che da un punto di vista militare non erano in grado di reggere lo scontro, non dico con le forze regolari dello Stato, ma nemmeno con un avversario ben preparato. La comparazione con quello che poi sarà l'ala militare del Partito Nazionale Socialista, le SA, è impietosa da un punto di vista dell'organizzazione, dell'armamento, della preparazione. Gli squadristi erano bravissimi a fare il loro lavoro, erano delle bande di picchiatori che sapevano fare tre cose: terrorizzare benissimo gli avversari politici inermi, incendiare e devastare le sedi dei partiti e dei sindacati e uccidere avversari isolati. Su questo non c'è dubbio che lo sapessero fare benissimo, ma per far questo non occorre avere un'armata rivoluzionaria, appunto, basta avere le bande di picchiatori che erano un corpus centrifugo, anarchici, le squadre erano organizzate su base locale, non rispettavano nessuna gerarchia, il comando supremo della milizia esiste sulla carta ma non comanda assolutamente nulla e meno che meno davano retta al leader politico del movimento e poi del Partito Nazionale Fascista. Benito Mussolini, gli squadristi non li controlla, se ne serve, ma non li controlla perché gli squadristi obbediscono solo ai loro capi locali e a volte nemmeno a quelli. Quindi la risposta alla domanda come è stato possibile non va cercata nella capacità del fascismo di conquistare il potere, non va cercata nella sua minaccia reale, tangibile, concreta, nel fatto che si pone come una milizia volontaria per la nazione contro lo Stato. È un passaggio simbolico estremamente importante, un'umiliazione dello Stato di diritto. Va ricercata nell'arma dell'immagine, ancora una volta. Per questo
soffermarsi sull'esempio di Hanoi del 1923 così importante. Immagini di footage, di archivio montate con uno scopo narrativo ben preciso. Attorno a queste immagini, a questo primo esempio di propaganda sistemica e massiccia, ci sono le immagini fotografiche che circolano e che in qualche modo accompagnano, corredano l'arma della parola. Quando ho cominciato a scrivere questo libro, mi sono soffermato molto spesso, e avevo deciso di soffermarmi molto spesso, su alcune questioni che gli storici italiani hanno spesso trascurato. Il problema della marcia su Roma come atto conclusivo di un processo che durava da anni e come acme di un processo più breve ma molto più intenso, che è quello della concessione del potere al fascismo, e però di concedere il potere al fascismo, di chiamare Mussolini al governo, guardate, se ne parlava da mesi a quel punto. Benito Mussolini, i vertici del governo non si svegliano nell'ottobre del 1922. È almeno dall'estate che si negozia l'ingresso di Mussolini e dei suoi nell'orbita di governo, con un unico scopo, quello di far cessare la guerra civile. È stata evocata a più riprese attorno a questo tavolo in questi minuti. L'Italia del 1919-22 è un paese in piena guerra civile. I morti si contano a centinaia, probabilmente a migliaia, le stime sono assolutamente prudenti, e sto parlando solo dei morti per conflitti politici e non di quelli che risultano dalla criminalità ordinaria. I morti di questa guerra civile sembrano inarrestabili, come inarrestabile è, o sembra, l'aggressione del fascismo e della sua ala militare al potere. Sembra che nessuno possa fermare il fascismo, che nessuno possa fermare queste colonne, prima di decine, poi di centinaia, poi di migliaia di uomini, che scorazzano per tutta la penisola sui camion, molto spesso armati di moschetto, a volte di mitragliatrice. Sì, ecco, forse lì bisognerebbe intendersi. Non è che nessuno li può fermare, nessuno li vuole fermare, che è una cosa un pochino diversa. Perché dovremmo chiederci, questi ragazzotti in camicia nera, le armi automatiche e i camion, esattamente da dove le hanno prese? I soldi, i finanziamenti del Partito Nazionale Fascista sono tutti registrati, da chi li stanno prendendo? Com'è possibile, se abbiamo detto che sono un'armata di patacca, che reparti dell'esercito regolare e carabinieri non li fermino? Ah, perché guardate, quando ci provano funzionano benissimo. Sarzana 1921, c'è un ufficiale dei carabinieri con 12 uomini, parte una selva di fucilate e una colonna di circa 350 squadristi si dissolve nell'aria. Non erano in grado di conquistarlo il potere, il potere gli è stato regalato, perché fiancheggiatori sparsi in tutto l'arco politico, in tutta l'opinione pubblica, fiancheggiatori come Luigi Albertini, potentissimo direttore del Corriere della Sera, fiancheggiatori come i liberi professionisti di Bologna, di Padova, di Verona, che finanziano il fascismo locale in nome della crociata antibolscevica. Finanziatori e fiancheggiatori come i singoli comandanti dell'esercito, che prestano i camion, prestano le armi e si astengono evidentemente dall'intervenire quando i fratelli d'arme, li chiamano così, in camicia nera assaltano le sedi dei sindacati, del Partito Socialista, del Partito Popolare o dei Repubblicani in Romagna, e quando il ministro degli interni gli chiede: scusate, ma mi spiegate per favore perché non li fermate? La risposta è: perché dovremmo? Loro sono i nostri fratelli che ci hanno difeso dall'aggressione dei rivoluzionari rossi. E in fondo cosa stanno facendo di male? Sì, bruciano la sede di un partito, incendiano la sede di un sindacato, sparano a qualche socialista, ma perché no? Non sono gli stessi socialisti che volevano fare la rivoluzione bolscevica? Sì, e allora perché li dovremmo lasciar fare? Meglio se i figli sani della parte leale della nazione si incaricano del lavoro sporco. Comunque lo facciamo noi, se volete, ma meglio loro. Lo scollamento tra lo Stato centrale e i suoi apparati armati. L'esistenza di un'armata Brancaleone,
che dà vita nell'ottobre del 1922 a quella che è veramente una sagra strapaesana, eh. Da un punto di vista militare, insurrezionale, la marcia su Roma è letteralmente una farsa grottesca. E perché? Va. Prendete il piano della marcia su Roma, che viene elaborato nei giorni tra il 16 ottobre e il 24 ottobre 1922. Cioè, ma questi qui volevano veramente prendere la capitale, che era difesa incidentalmente da 28.000 uomini, con 25.000 ragazzotti in camicia nera che vengono convocati in quattro punti e spediti a marciare letteralmente a piedi, è una marcia questa, sotto la pioggia, verso Roma, partendo da Santa Marinella, Tivoli, Monte Rotondo e Foligno. Cioè, vuol dire una media di 70-80 km fuori dal grande raccordo anulare, che già oggi arrivare a Roma fuori dal grande raccordo anulare è un'impresa. Marciano per 80 km, non hanno armi, non hanno viveri, non hanno acqua, non sanno nemmeno dove si trovano, e comunque a Roma non ci arriveranno mai, anche perché il generale comandante della piazza di Roma ha tolto due traversine ai treni e la marcia su Roma è finita lì. Il comando supremo della marcia sta a Perugia, non ha telefoni, non ha telegrafi, non sa nemmeno dove sono le sue armate. Certo, le grandi città del centro-nord vengono prese d'assalto a loro volta dagli squadristi, che occupano i palazzi pubblici, quando l'esercito glielo permette. A Bologna non glielo permetto. Oh, non perché Ugo Sani, il comandante della piazza di Bologna, fosse antifascista, era stato un fiancheggiatore sistematico del movimento e del partito, però nella sua città i palazzi pubblici non si occupano. Infatti, alcuni dei 30 morti della marcia su Roma sono registrati a Bologna perché Ugo Sani fa sparare sui fascisti, e la rivoluzione fascista a Bologna finisce in quel momento lì, eh. La marcia su Roma è tutto tranne che un'insurrezione, e del resto come potrebbe esserlo se tutti sanno tutto? Un colpo di Stato è un complotto segreto, discreto, non si sa chi farà cosa. La marcia su Roma la raccontano tutti i quotidiani, tutti. Voi potete sapere ore prima la marcia su Roma cominci chi farà cosa, chi sarà dove, quali sono i piani, chi è al comando, quali saranno gli sviluppi. Tanto vero che il generale Pugliese, sempre lui, a un certo punto dice: guardate, se voi mi date l'ordine, io in 24 ore vi assicuro che arresto i capi del fascismo, sciolgo il partito e i 25.000 ragazzotti che stanno marciando in armi sulla capitale li prendo e a calci nel sedere li rispedisco a casa su dei treni sorvegliati magari. Cos'è la marcia su Roma? È una messa in scena, è una messa in scena mediatica, è un atto terroristico, e come tutti gli atti terroristici ha bisogno di essere rappresentato, comunicato. E come lo comunichiamo, come lo rappresentiamo? Beh, nel 1923 lo trasformiamo in un'epica rivoluzione. Se pensiamo al lungo spezzone conclusivo di A noi, la cosa che più ci impressiona sono proprio le parole d'ordine: la gioventù italiana pronta a salvare la patria, mettendo in campo una rivoluzione nazionale a costo della vita. A quale costo della vita? L'esercito, a parte in rarissimi casi, non ha reagito. La polizia, meno che meno. Avversari non ce n'erano più. Il Partito Socialista non esiste praticamente più, anche perché, come la maggior parte dei partiti nell'area sinistra, l'unica cosa che sa fare in quel momento è scindersi fino ad arrivare alla scissione dell'atomo. Ha appena perso la sua parte riformista, incidentalmente. Cosa può arrestare la marcia su Roma? Quello che Benito Mussolini vuole. In quanto atto terroristico che mira solo a incutere paura, la marcia su Roma ha un enorme successo. Militarmente parlando è una sagra, una farsa. Psicologicamente parlando, mediaticamente parlando, è un colpo di genio, un azzardo, ma geniale. Perché sulla via del terrore quello che rimane dello Stato liberale si piega. I ministri nella notte tra il 27 e il 28 ottobre si inalberano, dicono: oh, proclamiamo lo stato d'assedio, rimaniamo qua finché non ci porteranno via a pezzi. Poi il re lo stato d'assedio non lo firma e la faccenda finisce lì. E nelle 48 ore successive, tra Roma e Milano, si avvia un negoziato assurdo, surreale. Siamo in pieno teorico colpo di Stato, in piena insurrezione, e tra gli insorti e il governo legittimo si avvia un negoziato per decidere cosa?
la deposizione delle armi, no, per decidere quali poltrone avere nel prossimo governo. Finché Benito Mussolini dice: non voglio le poltrone, voglio il potere, e lo ottiene. Ed è qui che scatta il colpo di genio del racconto fasullo dell'epopea rivoluzionaria, del come è stato possibile, fotogrammi che prendiamo, fotografie dell'epoca, fino ad arrivare a un'immagine che vorrei lasciare adesso però al commento di chi queste immagini le sa decifrare. Questa è un'immagine tratta dalla prima uscita pubblica del nuovo governo. Tralasciamo il fatto che evidentemente è uno sport nazionale avere come prima uscita pubblica una passeggiata all'altare della patria, vabbè, quello insomma. Però almeno loro erano il 4 novembre e un motivo ce l'avevano. Perché? Beh, 4 novembre 1922, 4 novembre 1921, inumazione del Milite Ignoto. Ne abbiamo accennato adesso e lo riprenderemo. Il Milite Ignoto è il più italiano degli eroi, il soldato anonimo, colui che rappresenta tutte le vittime della Grande Guerra. Però all'epoca non si dice vittime, si dice eroi, molto differente. E Benito Mussolini sceglie quella tomba come luogo di pellegrinaggio del primo mostrarsi, della prima uscita pubblica. E perché lo fa? Perché è un gran volpone, perché è un genio della comunicazione. Arriva lì, prima si inchina reverente di fronte al re, è il ritratto del bravo servitore. Io non sono un leader rivoluzionario, io servo il monarca nella migliore tradizione del paese. Poi si inginocchia, reverente, commosso, davanti al sacello del Milite Ignoto. A suo fianco un generale e un ammiraglio, che non sono però un generale e un ammiraglio qualsiasi, Armando Diaz e Taon di Ravel, ministro della guerra, ministro della marina, ma soprattutto vincitori della Grande Guerra. Sono la garanzia che le forze armate sostengono questo governo di salvezza nazionale. E Benito Mussolini cosa fa? Pronuncia grandi discorsi, si mette in mostra? No, con punto modesto si inginocchia, un italiano tra gli italiani, un devoto servitore, si riconosce nel sacrificio del più italiano degli eroi e si erge a salvatore della patria. Perché effettivamente la grande messa in scena del Milite Ignoto dell'anno prima era stato il tentativo estremo dello Stato liberale di dare un senso di unità all'avventura della Grande Guerra. Noi abbiamo due momenti in cui Benito Mussolini si mette in scena davanti all'altare della patria quel 4 novembre. Uno è questo, e l'altro vedrà Benito Mussolini scendere dalla scalinata tra due ali di militi che però non sono militari regolari, sono in camicia nera e in camicia azzurra, e condurre col piglio del generale i suoi ministri. Cosa ci racconta allora un'immagine come questa? Perché poi questo è il punto di arrivo anche di a noi. L'idea del salvatore della patria. Posso tornare all'annunzio? Prego. Si raccontava come... Poi arriveremo qua forse, ma da un percorso un po' accidentato. All'inizio si diceva scrittore in crisi, scrittore non in crisi, scrittore non più così importante, così seguito. Il cinema in quell'epoca, parlo di prima della guerra, parlo del 1914, è in affannosa ricerca di una giustificazione culturale. Vuole diventare anche lui una grande arte. E chi ti vado a pescare per diventare una grande arte? Gabriele D'Annunzio. Il film più grande di quegli anni si intitola Cabiria. È un filmone storico, le guerre puniche, eccetera, eccetera. Cabiria esce come film di Gabriele D'Annunzio. Non è vero niente. Gabriele D'Annunzio gli arriva già una storia fatta e lui scrive semplicemente delle didascalie con il suo linguaggio roboante, eccetera, eccetera. Si limita a questo. Dirà anche: l'ho accettato perché così mi pago la carne da dare in pasto ai miei levrieri. Cosa fa però D'Annunzio anche in questo film? Inventa un nome che diventerà un nome importante per la storia del cinema italiano e anche, in un certo senso, un nome importante per la propaganda fascista. Inventa il nome di Maciste.
Maciste c'è in questo film del 14, Cabiria è il servitore forzuto del protagonista romano. C'è anche del protagonista romano, sì, c'è anche una certa rassomiglianza fisica che poi emerge negli anni tra di atteggiamento tra fascista, scusatemi, maciste e Mussolini. L'attore interpretato da Bartolomeo Pagano lo vanno a pescare nel porto di Genova, fa lo scaricatore di porto. Un omone con il petto importante, il mascellone, e assume sempre di più un atteggiamento mussoliniano. E poi diventa il protagonista di una serie di film infiniti che hanno un enorme successo. Guerra, film di guerra, Maciste alpino, girato proprio durante gli anni della guerra. Maciste batte gli austriaci letteralmente a calci nel sedere. Ma ora vince lui, da solo, così. 1916, altro film, Maciste innamorato, è uno dei rarissimi film in cui noi abbiamo la rappresentazione di uno sciopero. Maciste è a casa di un riccone, di un imprenditore, perché sta girando un film. Gli operai di questa fabbrica entrano in sciopero, poi aizzati da malvagi figuri, eccetera eccetera. Chi risolve lo sciopero? Maciste scende giù, li prende a scopaccioni. E la cosa finisce così. Viene anche riconosciuto come Maciste, l'eroe del cinema, e quindi finisce tutto a tarallucci e vini grazie a questo personaggio. Terzo esempio, addirittura esce nel 26 un film che si chiama Maciste Imperatore, questa è proprio la chiusura del cerchio, ambientato in un regno immaginario, nel regno di Sardegna. Per vicende complesse adesso non vi sto a raccontare, Maciste diventa un imperatore. Lo troviamo sul balcone a farsi ammirare dalla folla, proprio come il Benito Mussolini. Ecco allora che tutto questo discorso di grande propaganda noi finiamo anche per trovarlo, come dire, in un cinema da questo punto di vista apparentemente insospettabile, che è un cinema veramente schiettamente popolare, seguito proprio dalle masse. A un certo periodo il cinema italiano va in crisi, Maciste sembra l'unico a riuscire a sostenere sulle sue spalle il cinema italiano, perché rimane costantemente nel tempo un personaggio amatissimo e un personaggio che sarà in maniera anche inconscia, forse, accostato davvero a Mussolini, al vero Mussolini, in molte molte occasioni. Non andrà mai sull'altare della patria, per quanto mi risulta. Ecco, aggiungo invece un altro elemento legato appunto a questa immagine. A proposito di propaganda, vediamo il simbolo, il logo dell'Istituto Luce, che diventa se non il principale, insomma uno dei più importanti, rilevanti, no, strumenti di propaganda, che appunto servirà, che Mussolini utilizzerà. L'Istituto Luce nasce come in un ambito privato e Mussolini poi ci metterà, come dire, le mani sopra, capirà quanto possa essere importante questo strumento e lo porterà poi dentro le sale cinematografiche, cioè i film che gli italiani vanno a vedere in sala non vedranno solo i film, ma vedranno prima, durante, dopo tutti questi materiali, appunto come questa immagine, ma naturalmente con delle ricostruzioni estremamente parziali ma estremamente sofisticate di quello che è appunto il grande meccanismo della propaganda, che diventa sempre più imponente, sempre più sofisticato. Dunque, abbiamo sentito dalle parole magistrali, direi, dell'autore in che cosa consiste questo libro, che devo dire si legge tutto d'un fiato, assolutamente, edito dal Mulino. Questa definizione di farsa mi ha trovato naturalmente molto concorde, non fosse altro appunto perché i racconti della mia famiglia, che ha delle vicende, diciamo totalmente sul versante antifascista, portavano sempre ogni componente della mia famiglia proprio a parlare di farsa.
nel momento in cui la presidenza della provincia di Bologna nel 14 c'è un elevatissimo numero di socialisti, quindi i socialisti stravincono, il mio prosio diventa presidente e fa dei discorsi, naturalmente in famiglia nostra erano abbastanza noti, e una delle proposte straordinarie che poi vedrà la luce in maniera assolutamente malferma è quella della istituzione degli uffici provinciali del lavoro, che già dal 15 vengono assolutamente non resi possibili dagli agrari, questo si sa già, quindi c'è già, diciamo così, questo fermento assolutamente antisocialista nel momento in cui i socialisti però hanno un loro potere, diciamo, almeno stando sulla carta, diciamo, di governo. Volevo riportare, ma veramente due minuti perché non mi resta altro da fare, l'attenzione sul libro. Noi qui abbiamo, come dire, sentito i fatti inanellati, critici proprio di tutta questa vicenda che porta al governo Mussolini, diciamo quasi senza colpo ferire, perché in effetti appunto gli viene offerto. Ha molti pregi questo libro. A me sembra che ci siano due cose fondamentali che non ho trovato in altri libri analoghi e che mi sono appuntata. E una è l'osservazione che si trovano nell'introduzione, che secondo me è già in sintesi il libro, quello che secondo me è veramente molto totalizzante, diciamo così. Quando si parla della guerra del 15-18, che è uno spartiacque tra disabitudine alla guerra, perché sono passati più di 45 anni dall'ultima grande guerra europea e quindi i cittadini forse non conoscono bene le armi, a questo punto sono disaffezionati. Invece una nuova affezione alla guerra. I motivi quali sono? Grandi obiettivi ideologici in nome dei quali erano stati bombardati psicologicamente da mass media invadenti, isterici e striduli, mi pare azzeccatissimi, o anche semplicemente per abitudine. Quindi questo insistere molto sulla prevaricazione di una comunicazione, che era una comunicazione che veniva già da prima della guerra sostanzialmente. E l'altro punto che a me è piaciuto molto è questa dimensione che tu dai di transnazionalità. Cioè, certo, da noi c'è la marcia su Roma che è un unicum, non c'è alcun dubbio, però la stessa temperatura prende anche altre nazioni, che sono però le nazioni vinte, non quelle che la vittoria l'hanno avuta come la nostra. Ecco, su questo punto se puoi spendere due parole, perché mi sembrava molto importante. Proprio due, perché siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata e purtroppo, come è stato ricordato, come al solito c'è un treno da prendere. Sì, perché diciamo che questo è probabilmente il punto più qualificante della mia lettura dell'evento. Il fascismo andò al potere anche attraverso e grazie alla violenza, su questo non ci sono dubbi. Andò al potere avendo seminato morte e distruzione con gesta criminali per 3 anni nel paese, e avendo contribuito largamente a disseminare l'abitudine all'uccisione, al ricorso alla violenza estrema come arma normale dell'azione politica. E anche su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, l'atto finale della sua ascesa al potere non fu determinato dalla violenza, perché non era possibile, perché non ci sarebbe riuscito, perché non avrebbe avuto i mezzi per sfidare lo Stato legittimo. E da questo punto di vista, il fatto che il potere al fascismo sia stato regalato grazie alla paura, al panico e a un sapiente uso della comunicazione di massa ha fatto dell'esempio della marcia su Roma non solo la pagina più nefasta della storia nazionale, da cui tutti i mali dell'Italia sono derivati, ma la pagina più nefasta della storia d'Europa. Perché la marcia su Roma non fu un evento italo-italiano, fu di esempio a una pletora di autocrati e leader più o meno influenti di estrema destra che in tutta Europa cominciarono più o meno a dire: vabbè, se ce l'hanno fatta lì, lo possiamo fare anche noi. Certo, in molteplici casi negli anni 20 questi tentativi finirono in un ridicolo fiasco. Ne faccio solo uno di esempio: il signor Adolf Hitler, che nel 1923 prova a rovesciare la Repubblica Bavarese e tedesca partendo da una birreria di Monaco. Solo a Monaco possono fare un putsch in birreria. Gli va male perché 150 gendarmi e soldati leali al governo bavarese si schierano su un ponte e gli sparano addosso,
fine del colpo di Stato nazionalsocialista. Se questo fosse successo quel 28 ottobre, la notte tra il 27 e il 28 ottobre, fare la storia controfattuale è sempre una brutta impresa. Tempo fa il Corriere della Sera mi chiese effettivamente di immaginarlo, cosa sarebbe successo. Guardate, non ci vuole un grande sforzo di fantasia, eh. C'erano già altre opzioni allo studio. C'era ovviamente il sempre verde Giovanni Giolitti, che scaldava i muscoli per tornare al governo. C'era un ventaglio di possibili leader della destra conservatrice. C'era la possibilità, effettivamente, perché c'era, che finalmente i socialisti e i popolari uscissero dalla loro irrilevanza parlamentare, dal loro odio ideologico a prescindere contro ogni forma di Stato borghese, e partecipassero finalmente al potere, costruendo quel vero grande governo di unità nazionale che l'Italia stava attendendo dal 1919 e che i socialisti si erano rifiutati di aiutare. 156 seggi, il 33% dei voti, e i socialisti dicevano: no, noi non partecipiamo al governo perché noi non vogliamo gestire il potere, noi vogliamo rovesciare lo Stato borghese. Una miopia totale che fa effettivamente del Partito Socialista il primo responsabile storicamente dell'avvento del fascismo in Italia. Ma questa epoca si era chiusa. Matteotti, che di lì a poco diventerà non la prima ma sicuramente una delle più illustri vittime del nuovo regime, aveva portato con sé un bel numero di deputati socialisti in una nuova scissione che avrebbe di lì a poco fondato un partito socialista riformista, dicendo: noi siamo disposti ad aiutare un governo che fermi la violenza. E anche i popolari uscivano dall'irrilevanza politica a cui li aveva condannati Don Sturzo con la sua totale cecità, Don Sturzo e i suoi pregiudizi personali. Ci vuole un grande sforzo di fantasia per capire cosa sarebbe successo se alle 9.35 di quel 28 ottobre il re, quello stato d'assedio benedetto, l'avesse firmato. No, non ci vuole un grande volo pindarico. I fascisti si sarebbero sbandati, il Partito Nazionale Fascista sarebbe stato sciolto e Mussolini, ammesso che non fosse già in Svizzera, perché si trovava prudentemente a Milano, sarebbe stato probabilmente, come si diceva all'epoca, associato alle patrie galere per un certo numero di anni, non sappiamo quanto. Ci sarebbe stato un governo di unità nazionale che probabilmente avrebbe avuto finalmente una maggioranza in Parlamento. Perché questo non è successo? Paura, panico e uso delle immagini. Nessuno ha conquistato il potere in quel 28 ottobre del 1922. Ancora una volta il potere gli è stato regalato. E gli è stato regalato fondamentalmente perché coloro che dovevano reggere lo Stato, a partire dai vertici delle istituzioni, giù, fino ai ministri e ai consiglieri, si sono fatti spaventare. E si sono fatti spaventare da un uso sapiente, perverso, scellerato, ma geniale, dell'arma della comunicazione di massa. Ed è questo, secondo me, la più grande lezione che noi oggi possiamo imparare dagli eventi del 28 ottobre. Non avere paura del bau bau squadrista, avere paura del modo in cui i mass media plasmano le nostre paure. Grazie. Ringraziamo moltissimo il professor Marco Mondini per aver relazionato oggi e soprattutto per aver scritto questo bellissimo libro edito dal Mulino. Ringraziamo anche i nostri relatori che ci hanno restituito, restaurate delle bellissime immagini, ecco, che adesso saranno sicuramente nei nostri occhi perché sono molto significative. Grazie anche al pubblico. Non c'è tempo per le domande, mi dispiace, ma scuso con voi e grazie per la pazienza, veramente.